tecnici avete veramente emozionato. Felicissimi, siamo felicissimi. È stata durissima, proprio più dell'anno scorso. Cioè l'anno scorso era stata la prima medaglia, ma vabbè, è stata dura, perché sapevamo che... Poi io, a dire la verità, ho scorto leggermente i punteggi dei russi, ho visto che il tecnico era basso, e so che il nostro tecnico può essere bello sostanzioso, quindi sapevo che bisognava fare un programma bello, pulito. Cosa mancava? La terza l'ho fatto? Sì, hanno fatto la terza. Mancava che finivamo primi, veramente. No, vabbè, guarda, a parte tutto, scherzi a parte, veramente non potevamo aspettare di meglio. Cioè, ieri, ecco, rispetto a oggi è stato un po' più semplice pattinare, no? Perché comunque poi, soprattutto dopo la performance di ieri, volevamo finire in bellezza, insomma, senza errori, con un programma pulito, e l'abbiamo fatto, quindi siamo veramente... veramente contenti. Tra l'argento dell'anno scorso e questo argento, che differenza? C'è una differenza enorme, perché l'anno scorso, prima di tutto non c'erano Dolbina Sciabali, che sono gli attuali campioni del mondo, quindi anche l'aver fatto i due programmi davanti a loro è importante anche per quello, in vista dell'Olimpiade e in vista soprattutto poi dei mondiali. E poi c'erano, insomma, l'anno scorso avevamo davanti Kokolova Novitskiy, e abbiamo finito la gara comunque con un libero che era il quarto, anche se poi abbiamo preso la medaglia, quindi direi un successore pazzesco quest'anno. Sì, troppo contenti, veramente. Pianto di Federica subito, proprio con la musica. È che, sai, quando sei preso dall'emozione, sai, di aver fatto bene, l'ultimo mezzo secondo proprio abbandoni completamente tutte le emozioni, tutta la tensione, tutto quello che c'era, e scoppia la piaggia, insomma, cercavamo veramente una prestazione così, ecco, quindi è stato veramente importante pattinare così come abbiamo fatto stasera. Al di là delle condizioni fisiche, eccetera, questo programma negli ultimi due o tre mesi come è cambiato? Perché all'inizio era bello, insomma, non era così coinvolgente. Ma guarda, noi abbiamo, i programmi poi andando avanti nella stagione cambiano un po' automaticamente, nel senso che si amalgamano sempre di più, si studiano sempre di più, quindi automaticamente migliora già di per sé il programma, facendolo un milione di volte. E abbiamo lavorato tantissimo sulla parte tecnica, perché sappiamo che col nuovo metodo di giudizio è comunque un fattore importantissimo. E adesso non ho visto i punteggi del libero, ma ieri per esempio abbiamo fatto il primo schema con il punteggio tecnico, anche oggi col tecnico, quindi ecco, è importantissimo, quindi lavoriamo veramente tanto su quello che sono gli elementi tecnici. E poi vabbè, c'è sempre tutto ciò, quello che riguarda il coinvolgimento emotivo, che fa parte insomma della coreografia, e che ecco, la cosa che veramente personalmente apprezzo nel nostro team è il fatto che io e Federica riusciamo a combinare questi due elementi, riusciamo ad avere comunque una base tecnica molto, molto forte, ma con un grosso coinvolgimento emotivo, che è quello che caratterizza la danza, e penso che veramente debba essere presente nei programmi della danza anche per il futuro. Le lacrime alla fine. Le lacrime alla fine erano l'emozione, tutto quello che avevo dentro da oggi, dall'allenamento, che mi sono tenuto dentro mentre dormivamo, che continuavo a camminare avanti e indietro prima di entrare, e quindi era l'emozione. Almeno con la consapevolezza che avevamo fatto il nostro meglio, quindi nessun rimpianto, e